Che dite? Sandra Mondarini e Raimondo Vianello avrebbero potuto girare alcune scene della sigla di Tarzan anche tra la folta vegetazione delle aiuole di Favara? Perché una specie di giungla c'è, cioè, negli sparti traffico cittadini, l'erba, a tratti molto folta ed alta, anche più di una persona, fa bella mostra di sé a tutti i cittadini, a tutti gli emigrati ritornati a Favara per le ferie e a tutti i visitatori della città dell'agnello Pasquale. Che brutta immagine che si dà al paese. Forse la gente che vive in città ha ormai fatto talmente l'abitudine a questa incuria che la considera una normalità. Opinione nettamente contrastante esprime chi viene o chi ritorna da fuori e non può fare a meno che notare la trascuratezza del decoro urbano. Vista la folta vegetazione che c'è, è innegabile che è da parecchio tempo che non si cura il verde pubblico nelle aiuole di via Ugo Foscolo e Corso Vittorio Veneto. Magari nella giungla delle aiuole di Favara non ci sono leoni, giraffe o elefanti, come nella sigla di Tarzan, ma per adornare la giungla cittadina ci pensano purtroppo carte, plastica e sporcizia. Si riuscirà ad assicurare almeno questo minimo servizio ai cittadini che pagano le tasse? Se non fosse altro che, lo ricordiamo, Favara è città a vocazione turistica. A due anni esatti dall'elezione di sindaco e consiglio comunale è nata una nuova maggioranza a sostegno del primo cittadino. Quali sono stati i punti programmatici e scadenzati che hanno fatto sì che parte di PDL, UDC, MPA e vari gruppi di consiglieri comunali si accordassero per formare una nuova maggioranza? Se ci sono, sono stati resi pubblici? Ad oggi purtroppo, secondo il popolo, non si vede nulla di concreto dei loro buoni propositi. Chi amministra la città dal palazzo comunale e dalle segreterie dei partiti dovrebbe forse destarsi dal sonno, perché si è data l'impressione di essere stati troppo tempo in letargo. La città ne soffre e ne risente. Occorre finalmente dare risposte palpabili, visibili, concrete. Favara lo merita ed attende l'inversione di rotta nella guida al cambiamento che finora non pare abbia dato risultati apprezzabili, cominciando magari anche dalle piccole cose come togliere l'erba negli sparti traffico.